se doveste andare a Meda per scopi turistici, probabilmente non rimarreste molto soddisfatti. Il centro cittadino di Meda non offre grandi attrattive. Pare che ci sia una bella via pedonale, ma io non l'ho trovata. Ho trovato invece un passaggio a livello. Ma se per caso la vostra passione sono i divani, non c'è un posto al mondo migliore di questo paese a nord di Milano. Una delle aziende più rinomate della capitale brianzola degli imbottiti è Flexform, che cresce anche in questi tempi di crisi, produce tutto qui e realizza l'80% del fatturato all'estero. Che cos'è Flexform e come nasce? Flexform è un'azienda d'arredamento, nata come brand Flexform nel 1967. In Brianza negli anni 60 c'era già il comparto del mobile. E proprio in quegli anni, nel dopoguerra, la famiglia ha avuto un intuito di dire: sicuramente l'azienda andrà nel mondo. E quindi andare con forme flessibili non era un messaggio corretto. Flexform era già avere un marchio internazionale. Se non fossimo a Meda e tu non ti chiamassi Galimberti e dovessimo scegliere un posto dove andare a fare divani nel mondo, con delle ambizioni di massima qualità artigianale, dove andremmo? Secondo me staremmo qua. Staremmo a Meda perché il nostro artigiano è il numero uno. La capacità di poter rivestire un divano c'è in Italia. Andare a produrre all'estero oggi è la cosa più facile, vuol dire arrendersi a quello che è il mercato. Una famiglia che fa mobili, inizio anni 70, sceglieva un giovane laureato come l'architetto Citterio per affidargli progetto della propria produzione. Questo oggi tendenzialmente non si farebbe, quindi c'è un elemento forse anche di coraggio. Sì, lui è quello che insieme all'azienda stessa ha dato veramente il lancio definitivo dell'azienda sul mercato. Ci sono molti divani che noi vediamo in fotografia che dal punto di vista delle linee sono convincenti e poi dal punto di vista delle chiappe, se mi è permesso, non lo sono così tanto. È vero, è vero. Noi come azienda Flexform abbiamo proprio cambiato la seduta del divano, il modo di sedersi. Nel 2001 abbiamo presentato il divano da 120 cm di profondità. Voi avete spinto gli italiani a fare una cosa che non volevano fare, che io, anche se non si deve, farò, che è questa. Li spingerete a fare qualcos'altro che si possa dire? Cambierà forma ancora? Secondo me il cambiamento c'è sempre. La persona aspetta da un'azienda come la nostra un qualcosa di diverso tutti gli anni. Noi dobbiamo dire: quest'anno sei seduto in questo modo, l'anno prossimo ti siederai in un altro. Da oltre 40 anni un progettista concepisce la linea di questi divani e la vocazione artigianale specifica del territorio li realizza, tenendo ferma la qualità. Flexform però non si ferma e ridisegna la propria missione, passare dal prodotto a una filosofia della marca. L'azienda Flexform negli anni 70-80 veniva proposto il prodotto. Chi si avvicina alla nostra azienda sa già che è un prodotto di qualità, è quasi rassicurante. Oggi l'azienda ha creato una coerenza d'immagine, ha cambiato totalmente il suo modo di vendere e di proporsi al mercato. Propone un messaggio che è una casa Flexform, non più il divano singolo. Quindi coerenza di prodotto all'interno dell'immagine che l'azienda vuole dare. I valori storici di Flexform sono la tradizione del saper fare artigiano, la qualità di un prodotto che è messo a punto nel dettaglio e la progettualità di uno stile che viene seguito da un architetto fin dagli anni 70. Ma questi valori sono diventati uno stile che va oltre il divano negli ultimi anni e proietta un'immagine generale legata al mondo Flexform molto più solida dei singoli elementi che la compongono.